Ciao a tutti, eccoci qua. Ecco, da un po' di tempo io ho cominciato un approfondimento una ricerca sulla voce, concentrandomi proprio sul canto sperimentale. È un tipo di percorso che molti cantanti nella storia hanno fatto. Il massimo esponente, è inutile che lo... anzi, diciamo, è stato Demetrio Stratos qui in Italia. Altri cantanti, insomma, si sono, come dire, cimentati cercando comunque di intraprendere la strada, no? L'illuminazione che ci ha dato, perché comunque lui ci ha indicato una strada diversa. Quindi oggi noi siamo qua, ci piace fare queste cose e portare avanti questa cultura, cioè questo modo di avvicinarsi allo strumento della voce. E abbiamo cominciato. Abbiamo iniziato una collaborazione. Io ero interessato, insomma, a imparare cose nuove, cercare, no, di... Allora ho detto: caspita, perché non sentire Raffaello Regoli? Chi meglio di lui, insomma? Allora, nonostante tutto, Nevruz, che è passato per il mainstream e non si è lasciato plasmare a quei circuiti. Ora ha un'idea importante già da alcuni anni per questo collettivo di musica diversa. Esatto. Questo collettivo prende il nome di Le Ossa. È un collettivo di musicisti diversi, quindi un'occasione di incontro per musicisti e progetti alternativi che possono provenire da qualsiasi parte d'Italia, di Europa e del mondo. È aperto a tutti. Io lo chiamo praticamente un centro sociale anarchico della musica di qualità. Questo è il concetto, diciamo l'idea. La rassegna di musica diversa, omaggio a Demetrio Stratos. È un contenitore dove molti artisti italiani underground vengono e imparano, anche ai nostri workshop fatti con Albert Era, con Boris Valdelli, con Tran Quangai, che sono esponenti, diciamo, internazionali di questo modo di usare la voce inconvenzionale, cioè rispetto a quello che sentiamo tutti i giorni per radio e per televisione. Noi vi vogliamo far vedere e far capire che la musica non è soltanto il prodotto industriale che ci viene propinato quotidianamente. Quindi, siccome nella radio, alle radio, nella televisione non danno spazio alla musica diversa, ci siamo detti: allora ce lo prendiamo noi lo spazio. Cosa meglio della rete? Utilizziamo la rete YouTube in questo caso YouTube, quindi tutti quanti nel tubo, perfetto. Ecco, quindi a breve pubblicheremo del nuovo materiale d'ascolto che abbiamo fatto, e poi, insomma, ci terremo sempre aggiornati su questo canale, sui prossimi eventi, sempre live. Quindi un saluto a tutti da Nevruz, Salai, Joku e Raffaello Regoli. Retuz. Voglio dirvi semplicemente che non ho nulla da dirvi. Non ho nulla da dirvi. Ormai vi hanno già detto tutto quello che dovevate sapere. Vi dicono cosa dovete ascoltare, cosa dovete comprare, qual è la compagnia telefonica più conveniente.
In un'era dove esistono nuovi mezzi di comunicazione interattivi, se inventassero il telecomando per fare zapping su internet, forse butteremo via il televisore per sempre. Auspicando che la rete resti libera e senza autori al soldo di chi che sia. Oggi siamo liberi di scegliere. Il futuro è gratis, perché anche i culi sono finiti. L'informazione pubblica è pilotata nella televisione dagli autori e gli autori dal governo, le radio dal major che con i soldi comprano la divulgazione culturale. Esporre le proprie opere è diventato un lusso esclusivo solo per chi paga lo spazio pubblicitario. Un giorno, forse come questo, Martin Luther King gridò alla sua nazione: I ever dream! Le leggi razziali vennero abolite e segnò un grande cambiamento nel suo paese, anche se poi venne assassinato. Quindi anche io oggi, da uomo libero, da onesto cittadino, vi dico: io ho un sogno! Sogno un mondo senza il danaro. Il diavolo del mondo che tira fuori il peggio dalle persone, che rende schiavi gli uomini ed è causa delle guerre e della mafia. Io ho un sogno! Un mondo dove l'informazione è libera, dove chi sceglie è davvero il popolo, senza subire la lobotomia del sistema monetario. Io ho un sogno! Un popolo che si rende conto che lo Stato siamo noi e non chi governa, che ha il diritto di lavorare nel proprio paese senza fuggire, perché sfruttato, sottopagato, è utile solo a pagare le tasse. Il popolo produce, ma poi i servizi essenziali gli vengono tagliati. Signori, io non ho nulla da dirvi! Tanto vi hanno già detto tutto loro. Io ho un sogno! Stringo forte a me l'esempio, la vita di uomini straordinari del passato come Leonardo da Vinci e Demetrio Stratos. Ideali fondamentali che sono stati capaci di indicarmi una strada, di indicarmi un mondo inesplorato. Un mondo nuovo da scoprire! E personalmente io vi lascio al mondo diventato vecchio e fatto a pezzi dal potere. Il padrone del mondo è il cuore dell'uomo a servizio dell'intelligenza. Ogni uomo
ha diritto di vivere il breve viaggio della vita solo grazie all'arte che possiede. L'arte è l'unica risorsa dell'uomo, nonché il centro del dono di Dio. Non può esistere meritocrazia quando l'arte e il lavoro dell'uomo sono l'unità di misura gestita dal sistema monetario e non l'unità di misura gestita dalla qualità dell'arte e del lavoro dell'uomo. Chiaro! Così la mia indipendenza! Rivendico così la mia libertà! Oggi vorrei che voi tornaste liberi, come mai lo siete stati. Io ho un sogno! Adesso chiudete gli occhi. E quando tutto finisce, solo una cosa ci resta. Arresta il sistema! Questa democrazia è morta e ogni sforzo di contrapporvi un altro Stato è del tutto impossibile, se non con una grande rivoluzione.